Ci siamo. Buonasera. Aspettiamo che arrivi un po' di gente perché oggi faccio una bella puntata. Tanto vi invito, ovviamente, l'invito è sempre valido. Iscrivetevi al canale Telegram. Dovrò fare qualcosa per farlo crescere perché altrimenti lo chiudo direttamente. È un bel posto dove vorrei che la community iniziasse a confrontarsi anche fuori dai social network perché, come abbiamo visto più volte anche nel corso di questo format, non c'è proprio da fidarsi sempre, soprattutto di Facebook. L'hashtag per postare è Sostiene Pecora e ovviamente i miei social li trovate qui in basso, però sempre Aldo Pecora e anche su YouTube, LinkedIn, eccetera. Quindi, buonasera, benvenuti, facciamo un po' di saluti. Ciao Enza Leggeri, ciao Nino Fazio, ciao Alessandro, ciao Giada, ciao Eddie Moro. Allora, di cosa parliamo oggi? Me lo stanno dicendo in tantissimi, tanti amici che comunque mi conoscono da un po' di tempo. E io ci sono alcuni temi dei quali da nerd mi sono occupato quando erano poco conosciuti. E adesso, a maggior ragione che sono più conosciuti, ne parlano in molti e io in realtà ne stavo parlando da poco. E il tema, ve lo metto anche nel titolo della puntata, sono i bitcoin, ovvero la moneta digitale, la criptomoneta, che è stata creata 11 anni fa da un signore, uno pseudonimo ovviamente di un signore, non lo sapremo mai, non si conosce la vera identità di tal Satoshi Nakamoto. E quindi nel 2009 venivano creati questi soldi digitali. Io vi chiedo scusa a quelli magari più esperti, ma utilizzerò anche un vocabolario molto pop, divulgativo, perché magari molti non sanno di cosa stiamo parlando. Quindi chi magari poi nel frattempo vedrà questo video in diretta, magari la parte introduttiva la salta, cioè lo vedrà non in diretta ma in differita, salta la parte introduttiva e va subito avanti. Però è giusto fare una premessa, appunto, quando nasce, cos'è Bitcoin? Nasce con una promessa, forse di natura filosofico-etica o politica, potremmo dire, ovvero che ciascuno di noi nei propri cassetti può tenere quello che gli pare, senza che vi siano le intromissioni da soggetti terzi, siano essi stati, governi, eccetera. È un principio basato anche sull'avidità e spiegherò anche perché Bitcoin si basa sull'avidità delle persone che li detengono. Poi, con gli anni, quando tutti pensavano, vabbè, è un giocattolo, perché nasce Bitcoin? Nasce come strumento di pagamento tra persone. Vi ricordate quando in alcune puntate abbiamo fatto riferimento al peer-to-peer, quindi a queste reti di persone che direttamente collegate tra di loro si scambiano anche file, informazioni, eccetera. Ecco, è la filosofia anche alla base di Bitcoin, una grande rete fatta di tanti nodi dove ciascuno di noi ha un posto in questo nodo, in questo caso il posto è il wallet, quindi il portafogli. Ciascuno ne può avere anche più di uno, quindi il posto dove si mettono i soldi, che poi è collegato attraverso una rete. Questa rete, che è tra l'altro il motivo per il quale io poi negli anni piano piano ho iniziato a trasferire i miei interessi dal Bitcoin in quanto moneta alla rete che lo fa funzionare, al motore, perché il motore è veramente fico, si possono fare tantissime cose, è la blockchain. Perché si chiama blockchain? Perché in inglese è una catena di blocchi. Sono calcoli matematici, algoritmi. Ogni calcolo, ogni blocco di calcoli fa sì che ne possa esistere uno successivo. Il calcolo successivo non può esistere se non esiste quello precedente. Da qui appunto il concetto delle maglie di una catena. Ovviamente nel frattempo, se voi avete le domande, è questo il momento per iniziare a raccoglierle. Ciao anche a Roberto Esposito, ciao Emma Mantovani, ciao Clelia Mammone, perché vorrò essere anche abbastanza ordinato in questa live e fare in modo che se avete delle domande in particolare, qualcosa che non avete capito neanche cercandola su Google, eccetera, io avrò piacere di rispondere alle vostre domande. Lo farò in un momento, in una forbice ben precisa, è da 8 minuti che stiamo parlando, io intorno a 15-16 minuti dalla partenza di questa diretta risponderò alle domande. Quindi iniziate a scriverle perché altrimenti poi non rispondo. E ovviamente il video resta anche in differita, quindi chi lo vorrà potrà poi lasciare qualche commento e ci vediamo su Telegram per continuare a parlarne. Ciao Antonella Violante, benvenuta, ben trovata. Quindi stiamo parlando della blockchain.
Perché Bitcoin è fortissimo? Perché ha un motore perfetto. Un motore perfetto perché è inalterabile, perché tutti i nodi di questa catena non si conoscono tra di loro. È impossibile che i nodi si conoscano tra di loro. E non essendoci un grande server centrale che controlla tutto, ma essendo invece distribuita questa rete, capirete bene che è impossibile sia intaccarla, sia manometterla, sia annullare le operazioni, eccetera. Immaginate una transazione, un pagamento che avviene in Bitcoin. Una volta che facciamo partire il pagamento, non possiamo tirarlo indietro perché la rete avrà iniziato a elaborarlo, quindi sarà impossibile da annullare, cosa che invece si può fare oggi anche con le carte di credito. È possibile acquistare qualcosa con una carta di credito, ad esempio sono stati fatti degli esempi in passato anche con i biglietti del treno, salire sul treno e invece poi far annullare la transazione perché appunto magari lamentando errori, eccetera. Ciao Marianna Di Maggio, ciao Silvia Jones. Ovviamente Silvia, io sto facendo divulgazione in questo momento, quindi non cambiare canale se mi senti troppo terra terra nella spiegazione del tema. Però è una puntata introduttiva, ci tenevo a farla e questo contenuto serve per divulgare appunto questo tema tra quelli che non sono addetti ai lavori e che magari si sono semplicemente incuriositi e vogliono sapere qualcosa in più. È importante anche conoscere un po' la storia. Quindi Bitcoin nasce 11 anni fa, c'è una grande catena di blocchi, che è appunto la blockchain, che lo fa funzionare. È una moneta quasi anonima, meglio dire pseudonima, quindi non è completamente anonima. E da questa criptovaluta, da Bitcoin, ne sono nate negli anni tante altre, che sono, diciamo, collegate in qualche modo all'andamento di Bitcoin, ma non sono direttamente dipendenti da Bitcoin. Tant'è che, ma è un'altra puntata, non ne posso parlare adesso. Alcune volte ci sono state anche delle scissioni politiche all'interno di Bitcoin e sono nati altri Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, eccetera, quando si forcava il codice di Bitcoin, si clonava praticamente un'altra rete. Tant'è che molte persone che avevano Bitcoin si sono ritrovati con altri Bitcoin slash qualcosa in maniera del tutto gratuita perché gli sono stati clonati. Quindi questa è una spiegazione che era d'obbligo per introdurvi al tema di questa puntata e soprattutto al fatto del giorno, perché chi segue Bitcoin è abituato ad un evento che succede ogni 4 anni. E ovviamente, visto che è un evento importante, io ve lo voglio introdurre dando spazio anche alla sigla di questo format. Alla mitica sigla di Sostiene Pecora. La bellissima sigla di Sostiene Pecora. Comunque, ragazzi, abbiamo il logo, eh? Vi do una notizia. Questa è una notizia importante. Nei prossimi giorni tenete d'occhio Sostiene Pecora perché abbiamo finalmente un logo vero, vero. Stiamo lavorando per voi e anche per noi, come si dice. Quindi, oggi parliamo del cosiddetto halving. Chiedo scusa, venia, per la pronuncia. Halving. Provate ad andare su Google Translate, scrivete H-A-L-V-I-N-G e vedete se la pronuncia è halving. Halving è il dimezzamento delle ricompense che vengono date alle persone che contribuiscono a estrarre i Bitcoin dalla rete. E questo è un altro concetto alla base del funzionamento di Bitcoin. Perché i Bitcoin si estraggono? Cos'è? Una lotteria? No, non è assolutamente una lotteria. Bitcoin è una tecnologia, è un algoritmo perfetto. Perché, appunto, richiamando a quei principi che dicevo all'inizio sull'avidità, Bitcoin non è eterno. Chi lo ha creato ha deciso che, a differenza dei soldi, tra virgolette, fiat, la moneta corrente, quella che noi abbiamo in tasca con la quale acquistiamo le cose, no? In tutti i paesi del mondo c'è una moneta, una valuta, eccetera. Questa moneta è una moneta che è soggetta a inflazione nel tempo ed è una moneta che ovviamente potrebbe essere anche infinita, nel senso che le banche centrali che emettono le monete normali, le fiat, potrebbero emetterne comunque sempre fino all'infinito. C'è un discorso da fare anche sul signoraggio, ma è un concetto troppo grande. Dice Silvia, mancano 26 blocchi e quindi appunto vi spiego cosa sono questi blocchi che vengono minati ed estratti. Per
Chi è che crea Bitcoin? Bitcoin esistono già, stanno in una rete, stanno in calcoli da risolvere. Gli estrattori, appunto i cosiddetti miners, sono quelli che stanno nella miniera, no? I minatori che estraggono, che risolvono dei calcoli matematici, mettono a disposizione della rete, quindi della grande blockchain che fa girare Bitcoin, una parte della dotazione hardware che contribuisce a risolvere questi calcoli. Dotazione hardware vuol dire computer e soprattutto le schede video, la cosiddetta potenza di calcolo. Quindi questa potenza di calcolo, questi computer, queste RAM eccetera che contribuiscono a risolvere questi calcoli infiniti che permettono poi alla fine la risoluzione di questo quiz, di estrarre, di creare un nuovo blocco sulla blockchain e quindi di estrarre nuovi bitcoin, contribuisce al funzionamento della rete stessa. Perché? Perché chi presta potenza di calcolo alla rete riceve in cambio una ricompensa. Queste ricompense all'inizio erano, pensate, quando sono nati i bitcoin, erano 50 bitcoin. Poi questo evento, il cosiddetto halving, che dura 4 anni, ogni 4 anni come un passaggio di una stella particolare, eccetera, ogni 4 anni avviene questo dimezzamento delle ricompense, quindi si paga sempre meno e quindi verrà estratto a un certo punto l'ultimo bitcoin o gli ultimi bitcoin. Marco Francesco Ioppolo dice complimenti. Mario Francesco Ioppolo, chiedo scusa. Ciao anche a Diana Piemaricereda. Grazie, grazie Emma, sei un grande. Quindi questo halving succede ogni 4 anni, si dimezzano le ricompense, ovviamente essendo un principio, un qualcosa che funziona perché è basato sull'avidità di chi fa funzionare Bitcoin, è chiaro che tra qualche anno non ci sarà più nessuno che metterà a disposizione gratis computer, corrente elettrica, eccetera, per minare Bitcoin, perché non avrebbe senso, sarebbe antieconomico. Quindi è previsto che dovranno essere rilasciati in rete circa 21 milioni di Bitcoin. Oggi siamo a poco più di 18 milioni. È vicina la fine dell'estrazione dei Bitcoin, quindi l'emissione a un certo punto si ferma e chi ovviamente crede filosoficamente in un principio anche economico, che è il principio della scarsità e quindi aumento di valore perché il bene scarseggia, automaticamente allora, quando sarà minato l'ultimo Bitcoin, probabilmente il valore crescerà molto di più perché si scambierà soltanto tra persone che avranno accumulato questo oro digitale nel frattempo, negli anni, quindi comprando, vendendo, eccetera. Ciao Marco Mione, benvenuto. Quindi vi avevo promesso che entro il minuto 15, 16, 14, eccetera, siamo al minuto 16:37 dalla partenza della diretta, countdown compreso. Quindi vi ho introdotto al tema. Oggi avviene appunto questo halving, quindi il dimezzamento delle ricompense. A ridosso di tutti gli halving precedenti che ci sono stati nel 2012 e nel 2016 è successo qualcosa a Bitcoin. Bitcoin ha iniziato a schizzare di valore, ma anche a precipitare. Sono, per chi conosce l'ambiente, sono le cosiddette montagne russe. Sale, scende, sale, scende, sale, scende. Quindi è presumibile, visto che al primo halving, quando poi il Bitcoin è arrivato dal valere poche decine di dollari, è arrivato ai primi $1000, e pensate a quello che è successo al dicembre del 2017, quando si è sfondata la quota dei $20,000. Quindi ultimamente Bitcoin era crollato, lo avete visto, chi segue un pochino, io non amo tanto il trading di Bitcoin, devo dire la verità, chi mi conosce lo sa. Io credo che Bitcoin sia uno straordinario strumento di pagamento, e quindi la mia filosofia resta quella. Soprattutto mi piace la blockchain e le applicazioni DLT della blockchain, quindi il codice che poi viene però anche utilizzato in altre applicazioni per fare smart contract e altre cose, altri servizi. Quindi sono molto più appassionato di quello, ma filosoficamente Bitcoin è un sistema perfetto, il Bitcoin originale. Tutti gli altri, anche l'unico consiglio che do, anzi due consigli che do, e poi se ci sono domande rispondo alle vostre domande, do un'occhiata subito, altrimenti terminiamo la live perché un po' di ciccia già c'è, un po' di spiegazioni le abbiamo date, soprattutto alle new entry, a quelli che non sanno nulla di questo mondo. Io due consigli do sempre. Intanto, considera i soldi che stai investendo in Bitcoin come soldi che tu hai da buttare. Quindi 54 persone che state guardando, se avete soldi da buttare, se avete 500, 600, 1000 euro da buttare, allora comprate Bitcoin. Non aspettatevi nulla da Bitcoin, non aspettatevi che quadruplichi, quintuplichi, decuplichi il suo valore.
Aspettatevi che molto probabilmente anche un secondo dopo che li acquistate possano perdere molto del valore di acquisto iniziale. Se volete fare, diciamo, questa scommessa, che però sono soldi che andate a buttare proprio nel cestino, fatela. Non chiedete poi, dite, ah, perché qua là, cioè, ci sono persone che comprano, vendono, vendono, comprano, vendono. Non è quello che mi interessa. Non l'ho mai fatto, non ho il tempo per farlo. Cioè, ho già le occhiaie di mio, ci manca solo che mi metto a fare il trader di Bitcoin. Il secondo consiglio che mi sento di dare è di aspettare. L'unica cosa che mi sento di dire è di aspettare. Perché vedendo le curve storicamente ci si è accorti che non basta essere esperti di tecnologia o di Bitcoin in generale, basta semplicemente seguire i flussi anche dell'economia, eccetera. Bitcoin o arriverà a 100.000 dollari o crollerà e quindi ci avremo rimesso tutti. In mezzo non c'è nulla. Quindi aspettiamo, come vi dicevo, questo halving inizia adesso piano piano ad arrivare agli ultimi passi, ci saranno gli ultimi blocchi da minare, quando non ci saranno più bitcoin da minare, lì si vedrà davvero, come direbbe chi era Ulisse nella Divina Commedia, qui si farà la vostra, eccetera, è il canto di Ulisse, no? Fatti non foste a vivere come bruti, proviamo e vediamo che succede. Ciao Giovanna, ciao Stefano Romeo che scrive vendo bitcoin, contattatelo, ve li vende. Ciao anche Riccardo D'Avanzo. Allora, dice Nino Fazio, ma se un soggetto presta bitcoin a un altro utente, che garanzia ha in merito a chi presta nei confronti di chi riceve? Non si prestano bitcoin. Cioè, non si prestano bitcoin, a meno che non si sta all'interno di una piattaforma di lending basata, ce ne sono alcune basate su Bitcoin, quindi gli utenti che stanno dentro hanno dei wallet, quindi questi portafogli digitali, e ci sono anche delle garanzie, ma automaticamente ogni wallet in quel caso è collegato a un conto corrente, quindi, e ci sono soprattutto dei patti, dei contratti che vengono stipulati, quindi i Bitcoin non si prestano, i Bitcoin si danno, si paga qualcosa, si vende qualcosa, i Bitcoin non si prestano. Dice Silvia Jones, nel 2140 vedremo. Lo vedremo anche un po' prima, lo vedremo anche un po' prima, secondo me. Marianna Di Maggio, come funziona e come investire? Ripeto, è un investimento a perdere per chi lo intende come investimento. Io seguo la scuola di Ferdinando Metrano che lo considera oro digitale. Quindi l'oro è un bene rifugio. Chiunque di noi ha degli investimenti in oro, magari in un periodo di necessità può anche decidere di vendere l'oro. L'oro sicuramente non scarseggerà di valore, cosa che invece succede con i soldi. Cioè, oggi abbiamo i cosiddetti interessi negativi anche sui conti correnti, cioè i nostri soldi, nel momento in cui li teniamo su un conto corrente bancario, non sappiamo se effettivamente tra un anno, due, eccetera, o anche tra sei mesi varranno i soldi che noi abbiamo versato. Bitcoin da questo punto di vista è un bene rifugio per chi lo intende come l'oro, potrebbe aumentare tantissimo il suo valore, potrebbe anche però diminuirlo per le logiche che vi ho già illustrato. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Bene, è da 22 minuti e 18 secondi, però c'era un countdown di 3 minuti se non ricordo male, quindi se avete delle domande last minute fatele. Volevo ringraziare ovviamente tutti quelli che si sono collegati. E se avete delle domande anche particolari alla fine di questa live, la live resta online, anche sarà visibile in differita, scrivetemi, contattatemi, mi piacerebbe fare anche altri episodi di Sostiene Pecora dedicati a questo tema. Che isci bascio, che ne pensa lei dei ticatiguari? Allora, io chiedo aiuto a chi mi segue perché io non li ho mai sentiti, però vi introduco una cosa che è molto bene fare attenzione quando si parla di Bitcoin. I puristi sempre parlano di scam, quindi di truffe, eccetera. State bene attenti. Io consiglio sempre Bitcoin, consiglio sempre per chi è nerd di farsi il suo wallet e gestirselo con un terminale dal proprio dispositivo, dal proprio computer, eccetera. State attenti a tutto ciò che è il resto e che vi promette guadagni stellari. Se non sentite la parola Bitcoin, questo è il mio punto di vista. Poi ovviamente faccio parte appunto di quei puristi, tutto il resto è difficile. Non ho un'opinione che isci bascio, non ho un'opinione sui ticatiguari. Ciao Giacomo Modè, Stefano, parlaci di quel miner che perse i computer con i bitcoin dentro.
Allora, non vi ho detto una cosa riguardo Bitcoin. I Bitcoin hanno il wallet, ha un codice che ovviamente è cifrato, no? Questo codice è l'unico modo per accedere al tuo conto, tra virgolette, Bitcoin. Quindi, se perdi quel codice, e quel codice può essere stampato su un foglio di carta, la cosa che io consiglio sempre, scrivetevelo da qualche parte, le chiavi di accesso, ma in qualsiasi identità digitale, e nascondetele in posti diversi, magari spezzettata in varie parti. Molte persone hanno perso i bitcoin. Ci sono persone che li hanno ritrovati per caso. C'è stata una storia di un ragazzo che li aveva avuti gratis perché all'inizio i bitcoin si regalavano. C'erano le cosiddette fontane, tu avevi gratis bitcoin, i rubinetti dei bitcoin. E poi si è ritrovato dopo 4 anni, 5 anni ad avere 200.000 dollari senza neanche sapere da dove gli fossero arrivati. Molti invece purtroppo li hanno persi e continuano a perderle. E lì c'è poco da fare, c'è poco da risolvere, c'è solo da piangere. Marianna Di Maggio, chi contattare e come verificare la professionalità dell'operazione? Non si contatta nessuno. Bitcoin è una moneta basata sulla conoscenza o l'ignoranza di chi la fa girare. Chi ci sta dentro sceglie di studiare, sceglie di capire come funziona il meccanismo, che poi in realtà è molto semplice perché è solo matematica. Quindi si tratta di capire come girano gli algoritmi, si tratta di avere dei concetti basilari di finanza, vi ripeto, per chi vuole fare trading, quindi chi vuole guadagnare soldi comprando e vendendo a seconda del valore che sale o cresce di Bitcoin. Quello non è un tema che sicuramente mi interessa, ci sono anche app che fanno questa cosa, ma il trading abbinato a Bitcoin non è il tema di questa puntata. E ripeto, il mio modo di intendere questo investimento è comprateli e dimenticateli, quindi fai finta che stai comprando dell'oro e lo metti in un cassetto nascosto, lo chiudi a chiave e basta. Prima o poi potrai capire se hai necessità di venderli perché il mercato in quel momento sta salendo e quindi paga bene vendere Bitcoin, avere i soldi poi tradotti sul tuo conto corrente, oppure se tenerli e sperare che aumenti ancora di più. 25 minuti e 46 secondi. Penso che possiamo chiudere la live. Sono molto contento anche di come sono riuscito più o meno a spiegarla, spero di non aver dimenticato nulla. Ovviamente, se abbiamo dimenticato qualcosa, io ho anche scritto tanti articoli, andateveli a vedere sul mio blog aldopecora.it, c'è tanto materiale anche sul funzionamento di Bitcoin, su quello che è stato lo scorso halving. Io ricordo quando lo raccontai, l'halving del 2016, e ci siamo molto, molto divertiti in quel periodo. Reaction moment, ragazzi, dai, vi è piaciuto? Cioè, vi è piaciuto questo contenuto? Dai, cuoricini, cuoricini, pollicioni. La faccina che fa wow, che a me piace tantissimo, e gli abbracci che vanno di moda in questa epoca di coronavirus. Quindi, visto che sono molto generoso, qualche cuoricino, se vi è piaciuto, lasciatelo. Ciao Leon Giulio. Ciao Leon Giulio, ciao a tutti. Grazie, grazie per il vostro sostegno perché l'algoritmo di Facebook prima o poi premierà anche questo format casalingo di Sostiene Pecora. Bene, chiudiamo. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace alla pagina Aldo Pecora, lasciate un commento, condividete magari anche questo video tra i vostri amici se vi è piaciuto e attivate la campanellina delle notifiche per ricevere ovviamente subito in tempo reale la notifica ogni volta che andrò in diretta. Vi ringrazio, grazie per essere stati con me. Io spero di tornare anche sul tema, ma ovviamente Sostiene Pecora non finisce qui, solo per oggi finisce qui. L'appuntamento è per domani, sempre alle 17:30, sempre in diretta. Sempre qui su Facebook, per ora. Va bene? Ciao, grazie. Buona serata.